Spesso parliamo e sentiamo parlare di bullismo, cyberbullismo. Attenzione ai bambini, attenzione a questa manifestazione, no? Il cyberbullismo che si svolge appunto in rete, è un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo, ma è caratterizzato anche da azioni violente, intimidatorie, che vengono esercitate da un bullo o un gruppo di bulli su una vittima, su un ragazzo. Il cyberbullismo, di bullismo, ne parliamo con la nostra amica, psicologa, psicoterapeuta Manuela Cascetta, anche con l'obiettivo di dare dei consigli alle mamme e ai papà, perché lo sappiamo bene, il cyberbullismo colpisce in modo particolare i ragazzi, gli adolescenti. Benvenuta Manuela, buongiorno. Buongiorno, ciao, ciao Come Eliana. stai? Tutto bene, grazie. Allora, Manuela, oggi abbiamo scelto questo tema, molto delicato, molto sentito, forse, spesso sottovalutato o se ne parla poco, forse. Non, ho questa sensazione, non lo so, correggimi se Sì. è una sensazione veritiera. Parliamo innanzitutto di cos'è il cyberbullismo. Io in attesa del collegamento ho dato degli accenni, e chi è il cyberbullo? Perché lo fa? Ecco, queste diciamo sono le prime frasi da spiegare. Allora, sicuramente il cyberbullismo è un fenomeno sempre più diffuso tra i giovanissimi, è una forma di bullismo che avviene però tramite internet. Bullismo e cyberbullismo sono quindi dei comportamenti giovanili devianti, ossia dei modi di fare che mettono a rischio sia il benessere fisico, psichico che anche quello sociale di una persona e che in genere nascondono un disagio interiore latente e che è inconsapevole, che può sfociare in un disturbo psicologico anche ben più grave. Per quanto riguarda la domanda che mi facevi, il cyberbullo è colui che mette proprio in atto questi comportamenti devianti. E che dopo averli compiuti, quindi dopo averli messi in atto questi comportamenti, non se ne rende conto. Quindi diciamo che è connesso alla rete, ma disconnesso dalle proprie e dalle altrui emozioni. Quindi manifesta una forte immaturità affettiva e tra questi comportamenti rientra l'invio di messaggi offensivi con l'obiettivo di ferire qualcuno o di suscitare una lite online. L'invio di messaggi corredati da immagini a sfondo sessuale, la pubblicazione di pettegolezzi, foto compromettenti o anche delle confidenze private che sono finalizzate a danneggiare la reputazione della vittima, o per concludere l'esclusione deliberata di una persona da un gruppo online con l'intenzione di ferirla. Perché lo fa? Perché questi comportamenti possono essere agiti dal cyberbullo spesso anche per scaricare delle frustrazioni o dei vissuti personali negativi. Dietro queste condotte aggressive e denigratorie possono sicuramente celarsi delle insicurezze e delle fragilità che portano il cyberbullo a cercare proprio nel virtuale quelle conferme, cioè quelle certezze e quelle soddisfazioni che gli sono negati nella più complessa vita offline. Manuela, scusami, i bambini, i ragazzi che sono vittime del cyberbullismo, a volte si chiudono, no? In se stessi, quindi non fanno trapelare ciò che a loro sta accadendo. Visto che questo fenomeno avviene anche tra i più piccoli, tra gli adolescenti, tra i ragazzini, il genitore, il papà, la mamma, come può fare per accorgersi di ciò che sta accadendo? Nel senso, non sempre è possibile andare a controllare il cellulare del figlio, oppure creare quel colloquio, quell'apertura tra mamma e figlio. Non è facile, lo sappiamo tutti, il lavoro del genitore è il lavoro più complicato che esiste al mondo, soprattutto in età particolari. Ecco,
un papà, una mamma, a cosa devono stare attenti? Quali sono i segnali? Se ci sono i segnali? Certo, certo ci sono, in quanto questa cioè, crea nel bambino e nel ragazzo una condizione di vulnerabilità psicologica e porta appunto la vittima a vivere un continuo stato di ansia, accompagnata a rabbia, tristezza, vergogna e senso di colpa. La combinazione di tutte queste emozioni porta ad un generale isolamento, quindi stare attenti anche a quanto il bambino tende ad isolarsi fino ad arrivare ad una chiusura sociale totale che potrebbe sfociare in un importante anche vissuto depressivo, quindi fisicamente la vittima può sviluppare dei malesseri e delle somatizzazioni come ad esempio i disturbi gastrointestinali, cefalee, disturbi del sonno o anche dell'alimentazione e quindi possono inoltre essere inficiate le sue abilità cognitive con un conseguente calo del rendimento scolastico. Quindi il consiglio sarebbe anche quello di parlare con gli insegnanti. E infatti il cyberbullismo coinvolge un pubblico molto più ampio, quindi non diciamo che coinvolge soltanto il bullo e la vittima, ma anche tutti quegli spettatori che spesso sono passivi in quanto hanno paura di parlare. E quindi sarebbe bene cercare di intervenire anche all'interno del contesto scolastico. Quindi anche il sostegno e il supporto psicologico è fondamentale per un bambino, un adolescente vittima di bullismo o di cyberbullismo. Sì, senza dubbio sono importanti gli interventi preventivi o rieducativi all'interno del contesto scolastico dove c'è la possibilità di rivolgersi a tutti, quindi agli insegnanti, agli studenti, ai genitori, al fine di promuovere lo sviluppo di quelle che sono le life skills, ovvero di quelle competenze emotive e relazionali che potrebbero agire da fattori di protezione rispetto all'insorgenza del cyberbullismo. E ad esempio la comunicazione, l'autoconsapevolezza, la gestione delle proprie emozioni, l'empatia. E perché, come si è visto, all'interno di questo fenomeno è molto importante il ruolo delle emozioni. E quindi è importante che queste emozioni vengano riconosciute, controllate e gestite perché è fondamentale sia per le vittime per dar voce al loro vissuto e anche per i cyberbulli per aiutarli a guardare dentro di sé e poi a guardare l'altro in modo empatico. Manuela, tu che sei quotidianamente a contatto, no, con bambini, adolescenti, anche con particolari patologie, malattie, no? Parlare con i figli penso che sia fondamentale, quindi creare quel rapporto, non dico di amicizia, perché altrimenti qui apriamo un altro capitolo, il genitore deve essere amico o genitore con il proprio figlio, è troppo complicato e non è il tema di oggi, forse l'affrontiamo un'altra puntata. Però ecco, noi parliamo sempre di prevenzione, soprattutto nell'ambito della salute, no? Il genitore deve imparare, tra virgolette, a parlare con i propri figli di tante tematiche, anche di queste, cioè di tutto ciò che riguarda il settore degli adolescenti, dei ragazzi. Soprattutto Emiliana di questo, no? Perché ad oggi l'importante è educare i ragazzi e i bambini all'affettività, alle relazioni, all'inclusività e al rispetto di ciò che è diverso da sé. Quindi il consiglio che posso dare ai genitori è quello di parlare apertamente con i figli, dei rischi che possono incontrare in rete. Spiegare loro che le persone che incontrano ad esempio online non sempre sono quelle che dicono di essere. Stabilire delle regole per quanto riguarda i limiti di tempo di utilizzo della rete, quindi concordare con i propri figli dei momenti da trascorrere online, anche organizzando delle attività da fare insieme e casomai sostituire il controllo con il dialogo, quindi discutere insieme di eventuali dubbi e insicurezze rispetto al fenomeno, proprio perché i bambini tendono a chiudersi. Quindi porre delle domande in modo empatico è importante per i bambini perché si sentono visti e si sentono ascoltati.